Scusate. Oggi, dopo aver parlato di Nike, mi è sembrato doveroso parlare della seconda azienda sportiva più importante, seconda per modo di dire. Ed è questa qua, Adidas. E... sigla. Oggi analizziamo appunto il logo Adidas, un logo che rappresenta come Nike, sportswear, streetwear, ma nasce molto tempo prima rispetto all'azienda americana e nasce in Germania, precisamente a Monaco di Baviera, dove due fratelli, i fratelli Rudolf e Adolf Dassler, nel 1924 fondano la loro azienda di scarpe. Ma vabbè, questa parte qui a noi non frega un cazzo. Iniziano a vendere, a sponsorizzare i loro prodotti. Uno, Rudolf, si occupa della vendita. Adolf invece è effettivamente la mano che crea, tanto che addirittura nel 1936 alle Olimpiadi svoltesi a Berlino riescono a far indossare le loro scarpe da corsa a un certo Jesse Owens. Purtroppo di mezzo ci fu la seconda guerra mondiale, appena finita i due si separano. Rudolf, il più grande, fonderà la Puma e invece Adolf fonda Adidas, unione del soprannome di Adolf, quindi Adi, con l'iniziale del suo cognome, quindi Das. Il primo logo effettivo dell'azienda di Adolf è questo qua, rappresenta effettivamente quello che lui vuole vendere, cioè scarpe da corsa, e difatti è il trademark Adidas con le due stanghette, chiamiamole così, delle due D che formano un salto all'ostacolo, con una scarpa da corsa che salta, un po' intricata, al giorno d'oggi non andrebbe molto bene. Sta di fatto che questo effettivamente fu il primo logo del nostro caro Adolf di quartiere. Nel 1950 viene cambiato il logo e si trasforma in questo. Come vediamo, rimane sempre il bianco e nero, rimane la nomenclatura Adidas, si tolgono e si eliminano le due stanghe e si elimina anche la scarpa, rimane soltanto un box nero contenitivo le due stanghe. Molto simile a quello che è oggi, cioè oggi non ha il box nero ma la scritta Adidas più o meno è quella, era un po' più cicciottella, ecco. Il logo viene cambiato un'altra volta, questa volta rispetto a quello prima la scritta prende la forma che ha anche oggi, quindi diventa poi la versione definitiva che è oggi. Stesso fatto che il marchio Adidas sia scritto con la lettera minuscola, c'è un motivo, non è fatto a caso. Questo motivo è perché Adolf voleva far sì che l'azienda fosse fruibile da qualsiasi persona. Passiamo al 1971, dove viene introdotto uno dei loghi più iconici della storia e probabilmente il più bello di Adidas, ossia il trifoglio. Questo trifoglio, come vediamo, mantiene la scritta Adidas sotto, diventa un trademark, diventano un trademark le tre strisce, poi vi spiegherò perché Adidas ce le ha. E c'è questo trifoglio che vuole rappresentare delle cose. Che cosa? Praticamente in quegli anni Adidas vendeva in Nord America, Europa e Asia. Queste tre punte del trifoglio rappresentano i continenti in cui Adidas vendeva. Adesso vende ovunque, quindi quel logo lì al momento rappresenta un'altra cosa. Ma anche dopo... Cioè, oh madonna, mi ho appena detto in coronetto. Nel 90 Adidas cambia nuovamente logo e assume il logo della montagna. Perché l'ho chiamato logo della montagna? Perché rappresenta
una scalata, perché come vediamo sono una più piccola, una un po' più grande, una un po' più grande ancora, con la scritta sotto Adidas. La montagna perché deve rappresentare la scalata verso il successo di chi acquista appunto un loro prodotto. Ma non è finita qui. Negli anni 2000 viene lanciato un altro logo Adidas, che è questo, che è circolare, sempre con le tre strisce, però con tre strisce come se fossero un graffio. Il cerchio deve rappresentare il mondo e le tre strisce il mondo Adidas, cioè chiaro il concetto. Nel 2005 ne viene presentato un altro, che è questo. Si torna alle origini fondamentalmente. Riprende la scritta Adidas in singolo, ma di fianco ci aggiunge le tre strisce, che sono appunto un simbolo fondamentale. E questo infatti è il logo che Adidas utilizza per tutti i suoi prodotti. Ora, veniamo alle chicche, che sono quelle che tutti voi aspettavate. Il trademark delle tre strisce di Adidas, inizialmente queste tre strisce erano utilizzate da Adolf per rafforzare la scarpa da corsa. Però, nello stesso momento in cui Adidas utilizzava questo trademark, un'altra azienda finlandese, la Karu, era la prima che aveva usato queste strisce sulle scarpe. Poi Adidas, ovviamente, essendo nettamente più importante di questa altra azienda, nel 1952 decise di acquistare questo trademark alla modica cifra, udite udite, dell'equivalente attuale di 1600 euro più due bottiglie di whisky. Adesso vi spiego invece cosa rappresentano oggi i vari loghi passati di Adidas. Il trifoglio rappresenta tutti i prodotti di Adidas Originals, è il logo dei prodotti vintage. Diciamo così, abbiamo la montagna e che cazzo, che invece rappresenta tutti i prodotti di tipo sportivo. Tutto ciò che fa parte dello sport, dell'attività agonistica, ha il marchio della montagna. Mentre invece l'ultimo logo, quello circolare, è il logo che l'azienda di Monaco di Baviera usa per identificare i prodotti studiati, concepiti e realizzati con designer oppure persone di un certo livello mediatico. E comunque io l'ho Adidas. Anche da Monaco il nostro viaggetto è finito. Sempre alla solita manfrina che vi faccio ogni volta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete, seguitemi sui social che vi lascio in descrizione, vi lascio tutto in descrizione, vi lascio anche il link dello store dove provate... Ma oggi non so parlare. Che magliette, cover per l'iPhone, per il Samsung, ispirate al mondo degli anime giapponesi. Iscrivetevi al canale, perché vi vedo che non vi iscrivete, vedete i video e non vi iscrivetevi. E ci vediamo la settimana prossima con un nuovo interessantissimo video su un altro interessantissimo logo, su un'altra interessantissima storia. Vi saluto!